Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, bentrovati sulle Fonti TV. Questo è il nostro BCE Board, naturalmente appuntamento speciale per seguire la riunione mensile della Banca Centrale Europea e c'è da dire che indipendentemente dal fatto che le riunioni della Banca Centrale Europea e delle banche centrali siano sempre importantissime, quella di oggi è una giornata davvero cruciale perché si attende davvero la risposta di Christine Lagarde a tutto quello che sta succedendo, al rialzo dell'inflazione, quindi di conseguenza si attendono le decisioni di politica monetaria del board e le attese sono per un avvio del rialzo dei tassi di interesse, che è la questione più importante dal mese prossimo, secondo qualcuno da luglio. C'è chi pensa invece che Christine Lagarde aspetterà la fine dell'estate, quindi il primo rialzo dei tassi di interesse potrebbe esserci a settembre. Qualcun altro in minoranza pensa che già da oggi qualcosa potrebbe cambiare e diciamo che, come leggete in sovraimpressione, è il giorno della Banca Centrale Europea tra falchi e colombe, perché è proprio per il controllo dell'inflazione c'è chi pensa che anzi la Banca Centrale Europea avrebbe dovuto intervenire prima e che si posiziona già in ritardo rispetto al timing che avrebbe invece dovuto dare. Certamente arriva dopo la Fed, la Banca Centrale Americana, ma sappiamo anche bene che il problema reale, più tangibile rispetto al rialzo dei prezzi e quindi all'inflazione, che ricordiamo in Europa è salita oltre l'8%, è insomma cominciato a diventare, come detto, più importante da poco. Invece in America chiaramente il problema si è manifestato prima. La Banca Centrale Europea si riunisce ad Amsterdam, quindi falchi e colombe, chi avrà la meglio sulla dimensione del primo rialzo dei tassi, perché questa è un'altra questione. Allora, quando verranno rialzati i tassi? La dimensione del rialzo dei tassi di interesse, anche questo sta un po' tenendo col fiato sospeso gli investitori, 25-50 punti base. Insomma, siamo un po', potremmo dire, al lancio della monetina, naturalmente in quelle che sono le attese, in quelli che sono i momenti che precedono proprio la lettura del comunicato, che arriverà peraltro tra 10 minuti, quindi insomma il comunicato verrà pubblicato e poi naturalmente ci sarà la conferenza stampa di Christine Lagarde. Il mercato oggi prezza 36 punti base e secondo gli analisti, da questo punto di vista, Lagarde avrà abbastanza le mani libere, non escludendo nessuna opzione e continuando a portare avanti comunque una politica flessibile. Peraltro, tra poco magari andremo a rileggere un po' le questioni che erano state messe in evidenza nella scorsa riunione, quella di aprile, con il comunicato stampa, dove era stato segnalato che la Banca Centrale Europea avrebbe continuato ad agire in modo flessibile. Perché è un giorno cruciale per la BCE? Intanto per appunto un rialzo dei tassi che dovrebbe cominciare dopo 11 anni. Quindi sappiamo molto bene come la politica monetaria delle banche centrali sia stata decisamente accomodante. Non dobbiamo fare riferimento solo all'ultimo periodo, ma è una catena di eventi che ha portato a questo modus operandi delle banche centrali. Il mercato si è abituato a questo modo di agire, quindi di conseguenza adesso ci sarà una svolta. Il rialzo dei tassi arriva dopo 11 anni. In 11 anni naturalmente sono successe infinite cose e poi c'è la figura di Christine Lagarde, sicuramente che è nell'occhio del ciclone. Perché? Perché intanto possiamo vedere anche il secondo titolo. Saluto Luigi in regia che mi sta seguendo. Cosa aspettarsi dalla BCE? Ovviamente occhio a BTP e spread. Adesso andiamo a vedere anche attraverso i nostri grafici un po' gli indicatori, i principali market mover. La BCE dovrà tenere sotto controllo anche lo spread. La prima riunione della Banca Centrale con a capo Christine Lagarde, sapete, aveva visto insomma in qualche modo quella gaffe che aveva portato il mercato a crollare quando Christine Lagarde aveva detto non è compito delle banche centrali tenere sotto controllo gli spread, per poi insomma aveva dovuto ritrattare queste affermazioni perché il mercato aveva avuto un crollo verticale incredibile, parliamo di un meno 17% per Piazza Affari, ma insomma lo ricordiamo tutti cos'è accaduto. Quasi in modo paradossale, quasi in moto circolare, oggi Christine Lagarde, proprio in questa occasione che già di per sé è determinante, dovrà buttare invece l'occhio allo spread, perché l'economia, ovviamente, l'equilibrio, e questo lo sappiamo, è tra il controllo dell'inflazione, uno dei compiti principali delle banche centrali,
dall'altra parte però evitare che l'economia venga affossata in un momento già molto difficile con un conflitto in corso. E allora, intanto andiamo a vedere come stanno performando le borse, poi tra poco cominceremo naturalmente a parlare con i nostri ospiti e aspettiamo anche i vostri messaggi, le vostre, insomma, cosa vi attendete, lo chiediamo anche a voi naturalmente. Le borse sono in rosso, è stata una mattinata e sta proseguendo in questo modo la giornata debole per i principali listini europei, già anticipata dalla giornata di ieri in cui la sessione era stata chiusa debolmente. Andiamo a vedere appunto, facciamo una panoramica generale. Attraverso i nostri grafici, il nostro indice, il FTSE MIB, cede in questo momento lo 0,56% e siamo in area 24.103 punti. Il CAC di Parigi cede lo 0,18%, l'IBEX di Madrid lascia sul parterre lo 0,52%, il DAX di Francoforte perde lo 0,56% e il FTSE 100 cede lo 0,50%. Quindi, come vedete, l'avvio, non l'avvio, scusate, fin dall'avvio, ma il prosieguo delle contrattazioni è in territorio negativo. E allora parlavamo ovviamente dei tassi di interesse. Dunque andiamo a vedere lo spread che è salito sopra i 200 punti base. In questo momento sta leggermente ritracciando al ribasso, perde l'1,04, ma siamo a 208 punti base. Andremo a vedere ovviamente in real time tutti i movimenti anche di questi indicatori. Il rendimento del decennale italiano rimane ancorato sopra il 3%, anzi direi abbondantemente sopra il 3%, siamo al 3,45 di rendimento con un meno 0,69. Vediamo anche gli altri rendimenti, insomma, anche se poi ci concentreremo sul nostro. Il rendimento del decennale americano è pari al 3,02, quindi anche gli americani sono saliti sopra il 3%. In questo momento perde però lo 0,17%, il decennale tedesco rende 1,36 con un meno 0,22 e il decennale della Gran Bretagna è pari al 2,28 con un rialzo dell'1 e 42%. L'euro, allora vediamo anche sul fronte del Forex, è in attesa della BCE, resta poco sopra la soglia dell'1,07, 1,0723, 0,07, però in questo momento l'euro sta rialzandosi leggermente sopra la parità nei confronti del dollaro e vediamo anche qui con la lettura del comunicato cosa emergerà, però resta sulla soglia dell'1,7,23. E allora, e poi questo è invece il sito dove leggeremo il sito della BCE, dove verrà pubblicato il comunicato. Possiamo aprire, mentre saluto il mio ospite perché sento che è già collegato, leggeremo magari i punti fondamentali del comunicato della volta precedente per insomma vedere anche quali differenze verranno apportate. Paolo Nardovino, buongiorno. Buongiorno Manuela, un caro saluto a tutti i telespettatori di Defont. Buongiorno Paolo, allora intanto tu sei Falco Colomba. Così rompiamo il ghiaccio in questo modo per capire che cosa dobbiamo attenderci da questa riunione di giugno della Banca Centrale. Io sarei Falco per un rialzo dei tassi consistente perché le banche centrali in generale, ma soprattutto la Banca Centrale Europea, è molto dietro la curva, quindi ci vuole un cambio di politica, lo richiede la situazione generale dei dati, dell'inflazione e anche del dato sui tassi di interesse sui rendimenti dei titoli di Stato. Stiamo vedendo, hai fatto vedere tu tutta la carrellata dei titoli di Stato, il mercato già sconta un rialzo. Certo. E quindi è tempo oramai, dopo 11 anni, come giustamente dicevi, che la banca centrale torni ad adeguarsi e faccia la banca centrale, cioè faccia il rialzo che il mercato chiede pure. Quindi io sarei anche per un rialzo oltre quelle che sono le attese, cioè se dovesse presentarsi un'esigenza, io penso che la banca centrale debba intervenire. Ecco, mi è piaciuta la frase che hai usato, è tempo che la banca centrale torni a fare la banca centrale, perché effettivamente un periodo così prolungato, 11 anni di tassi fermi, non è normale, lo diciamo, come dire, ci siamo abituati a queste mosse delle banche centrali, però chiaramente non è così che deve funzionare, infatti la tua frase ha detto tutto, Paolo. Sì, anche perché ci sono intere le nuove generazioni di investitori e di gestori che non hanno mai visto un rialzo dei tassi di interesse in Europa. E questa cosa è un'anomalia.
Certo. anche se è stata considerata normalità, la nuova normalità, però in un'ottica di lungo periodo è un'anomalia che trova esaurimento in questi mesi. Troverà, probabilmente vedremo una banca centrale che man mano che i dati si ripresentano, sarà sempre più falco. Ecco, assolutamente sì. Sulla dimensione, allora, aspetta Paolo, andiamo per gradi. Tu dici io sarei falco, così come anche moltissimi analisti, perché appunto si dice, si è detto più volte, insomma, che evidentemente le banche centrali, anche la Banca Centrale Americana, perché anche Powell è stato criticato per questo, abbiano agito un po' in ritardo. Però, insomma, adesso ci siamo, inutile piangere sul latte versato, come si suol dire. Ragioniamo da questo momento in avanti. Ma tu ti attendi un rialzo già da questa riunione? O concordi col dire che probabilmente sarà da luglio o addirittura da settembre? Insomma, tu su quale ipotesi ti posizioni? Allora, io penso che sarà da luglio, io lo avrei fatto in questa riunione, Ok. già da questa riunione, avrei sfruttato magari il mezzo punto il quarto di punto in questa riunione, il quarto di punto a luglio, in modo da avere già a luglio uno 0,50. Teniamo conto che la settimana si è aperta con la sorpresa da parte della Banca Centrale Australiana che ha alzato di 0,50 Vero. direttamente, questa è una sorpresa. Quindi la Banca Centrale Europea subisce anche le pressioni delle altre banche centrali che stanno agendo in maniera veloce, quindi è un po' forzata ad agire anche la Banca Centrale Europea in modo deciso. Ok, certo. Io mi aspetterei un annuncio per un rialzo a luglio, ecco. Non penso, Ok, io intanto l'avrei fatto oggi. tu l'avresti fatto oggi, intanto cominciano ad arrivare anche messaggi. Oggi siamo on air anche sulle nostre pagine social, quindi arrivano anche commenti sulla pagina di Facebook. Scriveteci anche sul nostro numero di WhatsApp. È interessante avere proprio la visione generale. Allora, Massimiliano dice: secondo me invece ci sarà un rialzo nel pomeriggio. Credo che intenda dire se, che appunto rialzo, penso, dei tassi di interesse, quindi la decisione della banca centrale, insomma. Quindi, e poi. Ecco, guarda, ci sono già un po' di messaggi anche qui, Paolo. Poi proseguiamo perché invece voglio capire cosa ti aspetti dalla dimensione di questo primo rialzo dei tassi, indipendentemente da quando ci sarà, e tra poco lo scopriremo quando ci sarà. Allora, Roberto ci scrive: buon pomeriggio, cosa ne penso io? Che è una vergogna il mercato azionario, spread oltre 200 punti base con Draghi. Non oso immaginare se ci fosse stato altri, se ci fosse stato altro al governo, quindi non Draghi, perché vabbè, Draghi nutre. Ovviamente c'ha più fiducia, chiaramente lo abbiamo detto sempre. È bastato vedere l'effetto Draghi proprio sullo spread quando Draghi è arrivato a Palazzo Chigi. Lo spread sarebbe a 400. Titoli che sprofondano, tipo Enel e anche azioni americane. Pazzesco, meglio vendere tutto e non pensarci più. Allora, cosa rispondi a Roberto? È quando non è panico. Allora, questa è una considerazione anche razionale, non è il panic selling, però è quello l'errore, no? Quello di vendere tutto, Paolo. No, naturalmente il panico non deve mai subentrare nell'operatività degli investitori, quindi vanno fatte delle considerazioni di carattere generale. Siamo in una nuova fase, la nuova fase impone un rialzo dei tassi, il rialzo dei tassi imporrà anche una scelta di asset che dovranno essere scelti con maggiore oculatezza rispetto agli anni scorsi, perché gli anni scorsi saliva tutto, adesso sarà un po' più difficile anche lo stock picking nel mercato azionario perché si dovrà confrontare con un mercato dei tassi di interesse che è al rialzo e quindi le performance dell'azionario vanno confrontate con con questa nuova situazione che sarà Ok. adesso all'inizio ma proseguirà nei prossimi mesi. Assolutamente sì. Allora Paolo, aspettiamo anche altri messaggi, scriveteci, grazie mille per essere con noi. Dicevo, sulla dimensione del primo rialzo dei tassi, cosa Allora, ti aspetta? intanto è uscito il dato, è stato, perché l'ho appena visto sul monitor, sono stati lasciati i tassi Però al. qui sul sito loro, ah, eccolo qua, in questo momento, guarda, in questo momento, proprio in questo istante, bravissimo Paolo, sono stati lasciati invariati, esattamente, esattamente. Quindi Come. probabilmente ci sarà nel comunicato l'annuncio per il rialzo a luglio. Che a questo punto sarà credo di 0,25, quindi sarà
Adesso vediamo il comunicato, ma non mi aspetto direttamente Esatto. 0,50 a luglio, poi vedremo. Io Adesso avrei anche sì. preferito a luglio 1,050, anche perché poi il mercato penso avrebbe reagito meglio con una banca centrale più Certo. dinamica e più falco. Però adesso Esatto. una situazione, vediamo il comunicato che uscirà. Sì. Adesso lo leggiamo bene perché è ancora in inglese. Sì, comunque sì. Dice Giuliano. Adesso lo leggo. Intanto stavi dicendo cosa ti aspetti come sequenza di rialzo dei tassi, come dimensione? Allora, la dimensione, io mi aspetto comunque un inizio magari passi da 0,25, che sarà la metà di quello che fa la Fed va a passi doppi di 0,50, Sì. e infatti la reazione che sta avendo, io sto guardando adesso, l'immediata reazione dell'euro-dollaro c'è stata diciamo, una rottura di l'area 1,07 che adesso sta recuperando, ha avuto una fase di calo, ma niente di trascendentale. Stiamo guardando i grafici, quelli veloci a un minuto. Andiamo a vederlo, eccolo qua, Paolo, lo stavo C'è stato recuperando. Sì. uno spike prima di rialzo, poi ribasso, ma l'oscillazione si mantiene intorno all'1,07, adesso sta forando la soglia. Guardiamo il grafico, grazie dalla regia, così lo vediamo insieme. Eccolo qua, perfetto, prego Paolo. Sì, quindi mi aspetto, allora, io mi auguravo una banca centrale un po' più falco, avrei anche sperato in un movimento nella seduta di oggi, nella giornata di oggi, di uno 0,25, non c'è stato, Sì. adesso guardiamo il comunicato. Adesso lo leggiamo, lo sto recuperando bene perché ovviamente bisogna leggerlo con calma, però adesso lo leggiamo. Quindi insomma, esatto, è stata troppo colomba ancora, secondo te? Diciamo ha rispettato le attese, ha Sì. rispettato le attese e adesso è importante anche la conferenza che farà alle 2:30 e anche le risposte che Esatto. darà alle domande dei giornalisti, Esatto. perché con quel quadro si pianificherà tutta Sì. l'attività della Banca Allora, Centrale. proviamo a leggerlo insieme, a tradurlo, così almeno leggiamo le parti più importanti. Intanto il comunicato inizia, lo vediamo in inglese, ma insomma cerchiamo di tradurlo, lo vediamo sul sito della Banca Centrale. L'inflazione elevata è una sfida, grazie regia, andiamo proprio sul comunicato che lo leggiamo insieme. È una sfida importante per tutti noi. Il consiglio direttivo farà in modo che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine. A maggio l'inflazione, appunto, perché poi c'è stata questa nuova fiammata dell'inflazione, nuovamente aumentata in modo significativo. Principalmente a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, questo era stato evidenziato anche nel comunicato precedente, e dei generi alimentari, anche a causa dell'impatto della guerra. Ma le pressioni inflazionistiche si sono, ecco qui un punto importante, ampliate e intensificate, con i prezzi di molti beni e servizi in forte aumento. Il personale il personale ha rivisto in modo significativo le proprie proiezioni di inflazione di base. Queste proiezioni indicano che l'inflazione rimarrà, attenzione anche qui, indesiderata elevata per qualche tempo. Tuttavia, la moderazione dei costi energetici, l'allentamento dell'interruzione dell'approvvigionamento legata alla pandemia, la normalizzazione della politica monetaria dovrebbero portare un calo dell'inflazione. Sei d'accordo su questo punto? Ecco, leggiamo intanto le proiezioni, poi ti chiedo un commento su questa previsione. Perdonami un secondo, nuove proiezioni, le vediamo qua i numeri, eccoli. Prevedono un'inflazione annua del 6,8 nel 2022, prima che scenda al 3,5 nel 2023 e al 2,1 nel 2024, un valore superiore a quello delle proiezioni di marzo. Ecco, ciò significa che l'inflazione dovrebbe essere leggermente al di sopra dell'obiettivo del 2%. Sei d'accordo con questa previsione? Poi andiamo avanti a leggere il comunicato, Paolo. Secondo me è un po' al ribasso la previsione, perché prevede per il 2022 un 6-8%, questo andrebbe confermato perché gli ultimi dati sono più alti di inflazione che abbiamo avuto. Sì, certo, certamente. Poi si proietta per il 2023 un'inflazione al 3-5%, però la parola che
È interessante la parola della normalizzazione della politica monetaria, cioè si andrà verso la normalizzazione della politica monetaria, quindi vuol dire un rialzo continuo dei tassi, un adeguamento Assolutamente, assolutamente. del tasso di sconto, del tasso di interesse a quelle che sono poi le dinamiche dell'inflazione. Assolutamente. Nel 2024 si dovrebbe riavvicinare al 2,1% secondo le proiezioni. Ecco, intanto, esatto Paolo, guarda, leggiamo anche gli altri, diciamo, le decisioni, per così dire, no? Insomma, di cui poi parlerà Christine Lagarde. Porre fine agli acquisti netti di attività nell'ambito del suo programma di acquisto a partire dal 1 luglio 2022. Il consiglio direttivo intende, eccolo qua, vedete, la data è quella del 1 luglio 2022, il consiglio direttivo intende continuare a reinvestire, stiamo sul comunicato, grazie Luigi, continuare a reinvestire integralmente i pagamenti principali dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del PA per un periodo di tempo prolungato, oltre la data in cui inizierà ad aumentare i tassi di interesse a riferimento della BCE e comunque per tutto il tempo necessario proprio per mantenere ampie condizioni di liquidità e un adeguato orientamento di politica monetaria. Poi andiamo avanti, si parla ovviamente del PEP, il Consiglio intende reinvestire i pagamenti in linea capitale dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del programma almeno fino alla fine del 2024. Eccolo qua, io sto cercando di scorrere le righe principali con le date. E poi si dice in caso di rinnovata frammentazione del mercato, i reinvestimenti del PEP possono essere adattati nel modo flessibile nel tempo. Vabbè, qui la Banca Centrale Europea cosa ci sta dicendo Paolo? Che comunque, indipendentemente dalle decisioni, manterrà vigile l'attenzione su Sì, quello che succederà. si Esatto. conserva questa opportunità di flessibilità di reinvestire diciamo, gli utili dei bond smetterà di investire, di comprare a luglio, e comunque diciamo, si conserva questa opportunità di flessibilità per reinvestire nuovamente se le condizioni generali del mercato dovessero richiederlo. Esatto. Quindi è ancora una banca centrale abbastanza colomba. Colomba, colomba, colomba. Sì, direi di sì. Ed ecco qui appunto quello che dicevamo. Torniamo sul comunicato, parliamo del rialzo dei tassi. Il Consiglio direttivo intende aumentare i tassi di interesse chiave della BCE di 25 punti base nella riunione di politica monetaria di luglio. Quindi, insomma, per ora è dato per assodato. Prossima riunione, aumento dei tassi di 25 punti base. Nel frattempo, il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati rispettivamente allo 0, eccoli qua, gli altri. Eccoli, 0,25 e 0,50 il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale e il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale sulla linea di deposito. Beh, allora, infatti. Quindi è quello che si aspettava il mercato, una banca centrale europea ancora colomba che farà il minimo movimento a luglio, il quarto di punto è il movimento minimo che poteva fare, quindi inizierà la nuova fase di rialzo dei tassi con uno step il più piccolo possibile. Quindi Esatto. siamo ancora in una condizione di banca centrale europea molto molto colomba. Esattamente, Poi esattamente. dobbiamo ascoltare, ripeto, dobbiamo ascoltare anche quello che dirà la Presidente Lagarde in conferenza, però dal comunicato non ci sono state sorprese. Sì, eclatanti, insomma, diciamo che bene o male è sempre come nelle attese. E leggo l'ultima cosa, Paolo, e poi andiamo magari a fare un giro sui mercati a vedere se qualcosa sta succedendo. Guardando più avanti, il Consiglio direttivo prevede di aumentare nuovamente i tassi a settembre. Ovviamente, quello che dicevamo prima non è che rialza i tassi a luglio e poi si ferma, anzi, come dicevi tu anche, no? Il fatto che abbia sottolineato che inizierà un graduale cambiamento di politica monetaria. La calibrazione di questo aumento dipende dalle prospettive, ecco qui, beh, ovviamente, dalle prospettive aggiornate di inflazione a medio termine. Se le prospettive di inflazione persistono, peggiorano, un aumento maggiore, ecco, anche questo è fondamentale, sarà Sì. Che appropriato alla riunione di settembre. Quindi, cosa stiamo capendo? Intanto a luglio verrà alzato 25, sì, proseguirà a settembre, ma non si sa ancora di quanto. sì, in pratica hanno acceso il motore dei rialzi, l'hanno acceso col motore a minimo, al 0,25, probabilmente io sono quasi certo che faranno uno 0,50, almeno 0,50 a settembre.
Quindi si conserva, diciamo, la possibilità di aumentare ulteriormente poi nei mesi, di accelerare questo rialzo del tasso di interesse. Questa è, diciamo, una frase molto politica che Vero, sì. tende a rimandare ancora per vedere. Perché si evidenzia l'importanza del continuo controllo dei dati sull'inflazione, ed è, a mio avviso, una differenza importante che manifesta la Banca Centrale Europea rispetto alle altre banche centrali. Le altre banche centrali già hanno preso le decisioni per cercare di contenere questo rialzo forte dell'inflazione. La Banca Centrale Europea sembra ancora attardata. Ok, certo. Queste frasi confermano ancora questo tipo di. E poi ti dirò di più che in realtà chiude proprio anche in modo più, diamo, scorriamo verso la fine, poi ovviamente viene segnalato che Christine Lagarde parlerà nella conferenza stampa, ma proprio in questa ultima parte del comunicato si mette in evidenza come la flessibilità rimarrà un elemento della politica monetaria qualora le minacce insomma, esterne mettano a repentaglio il raggiungimento della stabilità dei prezzi. Insomma, questa parola flessibilità è proprio la parola chiave che continua a ricorrere. Sì, si attende una riduzione, magari un raggiungimento di un picco inflazionistico prima dell'estate, per poi poter continuare con un rialzo più contenuto nei prossimi mesi. Io penso che non sarà così. Io penso che a settembre avremo dati di inflazione molto elevati. Quindi sarà Ok. costretta un po' la banca centrale ad accelerare poi successivamente Ok, gli altri. intanto Paolo, guarda, poi ti saluto e proseguiamo con la lettura dei mercati fino alla conferenza stampa. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Intanto sulle contrattazioni non sta cambiando molto, nel senso che l'Europa continua a rimanere sotto la linea di parità, meno 0,96 il nostro indice, il FTSE MIB, il CAC di Parigi cede lo 0,58, leggermente aumentate le vendite, ma insomma è una giornata così, fin dall'apertura delle contrattazioni, meno 0,67, e poi ancora il DAX di Francoforte cede lo 0,89, il FTSE 100 cede lo 0,68. E vediamo anche sul fronte, beh, i tassi di interesse, lo spread 216, lo spread è salito, attenzione, 216 punti base in questo momento, e è salito anche di conseguenza il rendimento del decennale italiano, che è pari al 3,57 con un rialzo del 2,85. Paolo, insomma, anche su questo Lagarde deve l'occhio deve andare lì, eh? Sì, perché poi è il mercato che forza in una direzione. Ripeto, penso che ci sia un po' di delusione in generale su questo atteggiamento ancora attendista della Lagarde. Quindi dobbiamo aspettarci magari delle sorprese nei prossimi interventi. Certo. A luglio è stato annunciato lo 0,25, a settembre molto probabilmente sarà lo 0,50. Sì, anche perché appunto la spinta inflazionistica non è, almeno nelle Sì, previsioni, destinata oggi era a. la giornata della Banca Centrale, domani sarà la giornata del Dei dati, sì. CPI in America, Esatto. che è il dato che tutto il mondo guarda adesso. Sull'inflazione, assolutamente, domani è altra giornata cruciale. Sì. Questa Quindi, settimana non ci facciamo mancare nulla. no, e poi la prossima ci sarà la Federal Reserve, le decisioni della Federal Reserve. Quindi abbiamo una finestra di tempo in cui dati sull'inflazione e attività e annunci delle banche centrali È sono vero. determinanti per poi quello che sarà il successivo semestre dei mercati. Assolutamente, assolutamente. Da lì capiremo un po' come potrebbero andare i mercati. Ne parleremo naturalmente durante le nostre dirette. Grazie Paolo Nardovino Grazie per essere stato con noi, e buona BCE, perché immagino che la seguirà, insomma. Buon pomeriggio. E allora, tra poco ci concentreremo più sul Forex con Saverio Berlinzani, che adesso contatteremo, però insomma l'euro-dollaro resta sostanzialmente invariato, il cambio euro-dollaro, siamo a 1,0726, leggermente in rialzo l'euro, ma come abbiamo visto insomma poco fa 0,08, vediamo e cerchiamo di capire insomma come si potrebbe muovere questo cambio, perché è restato un po', verrebbe da dire, ingessato in
in attesa proprio della banca centrale. Chiaramente adesso c'è stato il comunicato, ma sarà importante ascoltare a parte quello che dirà Christine Lagarde, ma il modo con cui si rivolgerà naturalmente ai giornalisti e agli osservatori, agli analisti, ai gestori, ai fondi, insomma a tutti, perché anche il modo di rispondere sarà indicativo, lo sappiamo molto bene, soprattutto in queste situazioni. E quindi cosa potrebbe succedere? Adesso insomma il cambio rimane fondamentalmente come sulle attese e abbiamo già visto appunto come in realtà anche i listini europei restino sotto la linea di parità, quindi continuano le contrattazioni in modo negativo. Saverio Berlinzani, buongiorno. Ciao Manuela, buongiorno a Ciao, tutti. buongiorno, buongiorno a te Saverio. Allora, tra poco naturalmente ci muoviamo più in modo operativo, andiamo a vedere un po' di grafici, ma insomma abbiamo letto il comunicato, tutto come previsto. Sì, beh, io speravo in un incremento già oggi perché avevo visto il pannello che mostra quelli all'interno della BCE che sono falchi e quelli che sono colombe, c'erano 14, per così dire, votanti a favore del rialzo dei tassi e 9 contrari, tra i 14 c'è anche la carta. Devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso del fatto che non abbiano alzato adesso, però bisogna anche dire che hanno promesso il rialzo di fatto fra un A mese. luglio, certo. Quindi questo già vuol dire, è come se l'avessero fatto oggi, insomma, perché finalmente si sono sbilanciati. Poi ci sarà un altro rialzo molto probabilmente a settembre e poi vedremo se a dicembre verrà fatto un rialzo ancora per portare i tassi allo 0,75. Ecco, infatti, ma il primo rialzo di 25 è poco coraggioso secondo te? Poi a settembre in realtà nel comunicato si legge, vedremo quali saranno le condizioni, no? Quindi in realtà non si sa ancora di quanto pensi che potrà essere di 50 il prossimo. Che la BCE, no, non credo, che la BCE sia dietro la curva dei tassi, questo è noto. Probabilmente ha prevalso il timore che i paesi più deboli, tra i quali di fatto all'interno del board ci sono gli italiani, gli spagnoli, i greci, hanno paura di una recessione che può andare a colpire il vecchio continente. Quindi molto probabilmente si vuole dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte e si cerca di attendere ancora, il che non fa bene, non dovrebbe far bene all'euro, però nella price action il fatto di voler rialzare comunque una volta a luglio dà qualche piccolo segnale diciamo, di rafforzamento dell'euro, comunque di tenuta dei supporti in un momento estremamente delicato per la moneta unica, perché ricordiamocelo, una discesa della moneta unica importa ulteriore inflazione. La BCE ha detto che ci sarà un'inflazione al 6,8% quest'anno, in questo momento siamo al 7,5%, o anzi all'8,1%, scusami. Sì. E ci sarà poi un'inflazione al 3,5% del 2023 e al 2,5% del 2024. Secondo me il rischio che ci sia un'inflazione più alta esiste, ma esiste anche un rischio molto probabile di recessione, anche perché la questione della guerra che la BCE ha citato e le sanzioni, gli effetti delle sanzioni e tutto quello che riguarda le strozzature dell'offerta, evidentemente creano più di un problema alla Banca Centrale Europea. Ok, ma senti, adesso andiamo proprio a vedere anche l'euro-dollaro, che è un po', io ho usato la parola ingessato, è rimasto un po' ingessato l'euro-dollaro, sei d'accordo con questa parola? Beh, sì, diciamo che l'euro-dollaro sta vivendo una fase che tecnicamente potremmo definire una fase di trappola per orsi, no? Un bear trap in gergo, in inglese. Che vuol dire che sostanzialmente il mercato sta incominciando a comprare, i grandi player secondo me sono sotto coi bid e incominciano a comprare, e ogni ribasso che viene fatto, che si vede molto veloce, sembra il collasso del mercato. Allora i cosiddetti retail entrano dentro short e poi il mercato risale sempre. È quello che è successo anche adesso. L'euro era 1, prima del dato era 1,0730, è venuto giù fino a addirittura 1,0690 e poi piano piano è risalito. Quindi qualcuno che è rimasto dentro short sicuramente c'è. E questa è la vera novità. Se andiamo a vedere le posizioni sul CME a Chicago, cioè sul COT, che vuol dire le posizioni sui future, che rappresentano soltanto 6-7% dei volumi globali, però comunque sono un campione significativo. Diciamo che circa 4 miliardi di euro sono long le posizioni degli big players, quindi questo già dimostra che qualcuno pensa che evidentemente sia già scontata questa divaricazione eccessiva dei tassi tra Europa e Stati Uniti e qualcosa dovrà cambiare. Ok, ecco, tornando agli altri indicatori, secondo te, no, facciamo così, ti giro la domanda, appunto, euro-dollaro ovviamente sempre da monitorare, potrà cambiare qualcosa quando parlerà Lagarde? Dipenderà ovviamente, è una domanda a cui non possiamo dare una risposta precisa perché credo che tu sia d'accordo con me, dipenderà anche
il modo che utilizzerà per rispondere agli investitori, perché ormai i punti fondamentali li abbiamo letti, no? Quindi BCE che continua a insistere sulla flessibilità, con un occhio sempre ovviamente puntato su quello che succederà, l'inflazione certo che potrà scendere, ma ancora non si sa, quindi naturalmente nel comunicato si legge, qualora l'inflazione dovesse continuare a aumentare, sarà cura della banca centrale prendere provvedimenti in merito. Ma insomma, euro-dollaro, market mover, ma principalmente bisognerà tenere d'occhio lo spread e il rendimento dei titoli di Stato? Beh, sicuramente sì, però per ascoltare, per capire se Lagarde sarà, non lo so, è molto difficile perché Lagarde era un colpo al cerchio e un colpo alla botte, dipende, come hai detto bene tu, dal modo. Quindi se avrà un modo, diciamo, in cui cercherà di mettere un po' di enfasi sull'inflazione, potrebbe essere considerata hawkish. E Lagarde fa parte di quelli che sono dalla parte destra, cioè neutral to hawkish, e sono più falco che colombe. Però è chiaro che deve anche minimizzare l'impatto. Mi è sembrato che nel comunicato si volesse minimizzare un po' l'impatto dell'inflazione, anche se la Sì, BCE vero. dichiara che sia un problema. Però ha detto ritornerà al 2,5% nel medio termine, 2% nel medio termine, siamo a perfine per quest'anno, la vediamo a 6,8%. Quindi la sensazione è che voglia essere un po' dovish, però il mercato la sta prendendo in maniera differente. Quindi evidentemente sta guardando le differenze di parole rispetto all'altra volta nel comunicato. Adesso ascolteremo Lagarde e vedremo cosa dirà. Le ultime volte è stata, come dire, molto neutrale. E non lo so, vedremo. Lo ascoltiamo tra poco e Peraltro, cercheremo di. esatto, peraltro, guarda, è proprio la frase con cui ha iniziato il comunicato, quella a cui facevi riferimento tu, Saverio, cioè che ovviamente l'inflazione alta è il punto da cui parte tutto quanto, però si pensa che possa tornare, insomma, in un breve periodo al target del 2%, e parte proprio così il comunicato, è ancora più significativo. Sì, e non si capisce, peraltro, speriamo che qualcuno glielo chieda in conferenza stampa, non si capisce da quali basi possa dire che l'inflazione tornerà giù, diciamo, dal momento che il petrolio rimane sopra i 120 dollari al barile, dal momento in cui di fatto la guerra rimane assolutamente senza neanche una discussione per trovare la pace. Le strozzature dell'offerta possono essere sì leggermente allargate, quindi questo potrebbe far scendere un po' i prezzi delle materie prime, ma relativamente, perché se la domanda rimane alta, quindi non lo so da che base dica una cosa perché dica una cosa del genere. Fondamentalmente io credo che l'inflazione è destinata a rimanere tale, a meno che il rialzo dei tassi non vada a creare una recessione, che è molto probabile in alcuni paesi. Allora Certo. forse dice questo in base al fatto che molto probabilmente vede la recessione, ma allora dovrebbe dire vediamo la recessione e quindi successivamente un calo dell'inflazione. Dire così un calo dell'inflazione è abbastanza generico. Assolutamente, io sono d'accordissimo con te, anche perché poi, peraltro, il comunicato precedente, quello di aprile, iniziava proprio con tutti i timori rispetto alla guerra, e nel comunicato precedente, se ti ricordi, era stata data molta importanza alla durata del conflitto, no? E in qualche modo, forse 2 mesi fa, si pensava che il conflitto potesse terminare, invece siamo ancora nel bel mezzo del conflitto, peraltro con come dire, il conflitto parallelo della guerra del grano, cioè nel senso che comunque coinvolge a livello globale tantissimi paesi, soprattutto che potrebbero andare in sofferenza alimentare, e questo sappiamo molto bene cosa comporterebbe. Quindi, se possibile, mi spiace dirlo, ma insomma la situazione si è aggravata, eppure non parte dalla situazione della guerra. Guardate, inizia a un certo punto durante il comunicato, naturalmente si fa riferimento a quanto sta avvenendo nel conflitto tra Russia e Ucraina, e si mette in evidenza come tutti i fattori collegati proprio alla guerra continueranno a pesare sulla fiducia e a frenare la crescita. Si legge proprio qui, naturalmente poi si parla di prezzi dell'energia e delle materie prime che continuano a mettere, insomma, sotto pressione un po' tutto quanto. Quindi è questo, no? Come dicevi tu, Saverio, che va un po' a cozzare, cioè non si capisce da quali premesse sia stato detto che a breve l'inflazione tornerà al 2%. Manuela, sai cosa penso? Credo che manchi una linea di continuità nelle conferenze stampa. Cioè, mi sembrano molto casuali. Una volta dice una cosa, una volta dice un'altra. Io ricordo con Draghi, adesso Draghi era il suo mestiere, probabilmente per Miss Lagarde non lo è, però diciamolo, cioè voglio dire, non lo è nel senso che non ha mai fatto il banchiere prima di questo periodo. Cioè, con Draghi c'era una linea di continuità, il whatever it takes.
Certo, le condizioni erano differenti, non ce ne eravamo di fronte all'inflazione, ma eravamo di fronte a una deflazione persistente. Però Draghi aveva una linea dritta, costante, da quel punto di vista non si può, non si può negarlo. Certo, certo. Lagarde, devo dire che una volta ci lascia un po' sorpresi, qualche volta anche un po' basiti, perché la dichiarazione relativa al fatto che l'inflazione tornerà al 6,8%, tornerà giù e quest'anno sarà al 6,8%, non lo so da cosa la prenda, cioè ci devono essere delle motivazioni. Si pensa che i prezzi delle materie prime scendano? Se sì, perché? Si pensa che le strozzature delle offerte siano finite dopo il lockdown cinese? Benissimo, non ci sono più 500 navi alla fonda a Shanghai pronte per essere ferme perché non sono pronte per essere caricate. Proprio perché ci sono queste strozzature d'offerta che ne impediscono la ripartenza. Ok, questo discorso si sblocca, ma se la domanda rimane alta, il prezzo, anche se l'offerta si allarga un po', è difficile che il prezzo scenda strutturalmente. Per scendere il prezzo strutturalmente, l'unica cosa che vedo io è una recessione profonda che vada a razionare gli acquisti di energia di paesi che sono energivori come tutto l'Occidente, e a quel punto una situazione che può cambiare radicalmente, ma allora lo deve dire, deve avere il coraggio di, come Bailey della Bank of England, che è stato molto chiaro, molto pessimista, tant'è vero che la sterlina ne ha pagato le conseguenze. Ora, io capisco che non si debba importare inflazione attraverso l'indebolimento del cambio, e quest'anno questa è la vera chiave, Certo, vero. però bisogna cercare di dire le cose come stanno e poi piuttosto difendere verbalmente il cambio. Questa è la mia opinione. Assolutamente sì. Peraltro, un'altra cosa che non mi, però probabilmente emergerà nel corso della conferenza stampa, ci mancherebbe, che non mi è molto presente, che pensavo che sarebbe stato invece più, cioè, che avrebbero potuto più calcare la mano anche nel comunicato, proprio il discorso della crescita, del rischio di non crescita dell'economia, proprio per questo difficile equilibrio che in questo momento bisogna mantenere tra un controllo del rialzo dell'inflazione, quindi attraverso il rialzo dei tassi di interesse, però di conseguenza bisogna stare attenti a che non ci sia una frenata nell'economia. Ecco, si è fatto poco riferimento a questo aspetto, forse perché iniziando col dire che l'inflazione tornerà presto al 2%, bah, era inutile parlare di previsioni economiche. Poi si parla di PIL in realtà, cioè non è che non si fa riferimento alle previsioni, ma mi sembra, Saverio, non so se tu hai avuto la stessa impressione, che sia un po' passato in secondo piano quello che potrebbe Sì. succedere all'economia, anche perché tu hai parlato di recessione e si parla di recessione più probabile per l'Europa che per l'America, per esempio, no? Dove il rialzo dei tassi è già cominciato. Sì, è vero, però diciamo una cosa, tanto questo dovrebbe andare in un certo qual modo a favore di Lagarde, ma può anche ribaltarsi contro il discorso, nel senso che il PIL del primo trimestre, nella terza rilevazione, è uscito migliore delle attese, a 0,6 e 5,4 contro attese che erano peggiori, no, 6,3 mi sembra su base annua, in ogni Sì, caso sì, sì. 0,6 rispetto allo 0,3 su base mensile, su base trimestrale. Quindi la questione qual è? Che il PIL ancora in Europa nel primo trimestre ha mostrato una certa forza, quindi la domanda rimane stabile. Se la domanda rimane stabile, quindi rimane forte, come fanno a calare le materie prime? Quindi come si fa a dire che l'inflazione può scendere? Se la domanda rimane forte, l'inflazione sale. Se l'inflazione sale, la banca centrale la deve combattere attraverso il rialzo dei tassi. Questo è l'unico strumento che ha in questo momento. Quindi dire che l'inflazione scende a 6,8 vorrebbe dire, caspita, allora siamo già in recessione. Ma se il PIL del primo trimestre, come confermato dai dati, è positivo e ancora continua ad esserci una congiuntura che comunque mantiene la domanda abbastanza elevata, Sì, assolutamente. a maggior ragione non si deve parlare di un'inflazione che torna giù a 6,8. No, Questa è la contraddizione che io vedo nel breve termine. Poi, lungi da me criticare dei banchieri centrali che ma sanno no, ci fare questi affari mancherebbe, molto ma ci meglio del mio mancherebbe. piccolo commento, però Ma no, Saverio, mi permetto, è. dall'analista, da persona che è stato sui mercati da oltre 30 anni, di notare questa per me distorsione, poi con È grandissima umiltà. ovvio, no, ma ci mancherebbe altro, nessuno si vuole sostituire, anche perché intanto, guarda, continuano a aumentare le vendite sui listini europei. Poi volevo leggerti un messaggio di un amico, prima di salutarti, perché il FTSE MIB cede l'1,37 in questo momento, quindi evidentemente non hanno recepito bene il comunicato. Poi vediamo, insomma, cosa succederà tra poco con le parole di Lagarde. Il CAC
CAC di Parigi 0,98, al ribasso l'Ibex di Madrid meno 0,87. Penso che il nostro indice sia la maglia nera al momento. Anche il DAX meno 1,17, perde più di un punto percentuale, e il FTSE 100 meno 0,87. Sì, ecco, l'Italia è quella che ha reagito un po' meno bene a questo. L'Italia è quella che dal rialzo dei tassi può avere solamente Appunto, dei malefici, quindi è appunto. evidente che c'è una logica in Sì, questo movimento. Il problema è che in questo momento l'Europa dimostra, come al solito, e io purtroppo lo dico da più di 20 anni, la sua inadeguatezza da un punto di vista dell'unione politica e monetaria, perché l'unione monetaria è stata fatta, ma l'unione politica no. E in queste cose si vedono, finché non ci sarà uno sharing, cioè una condivisione dei debiti in Europa, queste situazioni riemergeranno tutte le volte che c'è un rialzo dei tassi. Finché c'è il ribasso dei tassi vanno tutti bene perché aprono le borse, la BCE apre le borse per tutti, apre i cordoni della Ma borsa e ci sono certo, ma soldi per tutti. certo, ma E quello certo. che è un pro il problema è il contrario, quando bisogna alzare i tassi. Quando bisogna alzare i tassi, i paesi più deboli ne risentono. Noterei anche un'altra cosa, nessuno Sì. parla più di debito pubblico, l'Italia è oltre il 150%, ma mi piacerebbe ricordare che gli Stati Uniti sono al 140%. E quando io dicevo che con Trump ci sarebbe stato comunque un rialzo, ma con Biden sarebbe stato confermato, avevo ricevuto qualche critica proprio perché prima non parlavo di debito pubblico, ma prima era intorno al 100%. Oggi parlo di debito pubblico perché sembra che siccome il debito pubblico è alto in America non sia più un problema. Quando è alto in Italia è un problema. Ecco, segnalo questa, diciamo, Ok, discrepanza. hai fatto bene. Intanto c'è chi scrive: così si dà forza all'inflazione. Saluto Stefano. Insomma, e poi questo messaggio di Roberto. Ma davvero credete? No, infatti Roberto penso che sia provocatorio, ma dice esattamente quello che abbiamo detto noi poco fa. Ma davvero credete che l'inflazione nel 2023 sarà del 2,4? Io la penso diversamente. L'inflazione l'anno prossimo sarà superiore a quest'anno. Lagarde aumenta i tassi, favorisce i finanziari e penalizza le utility. Bel risultato il fatto della coperta corta. La coperta è corta, l'abbiamo sempre detto, l'Unione Esatto. Europea è una coperta corta per definizione, poi dopo vedremo, non lo so, la situazione comunque è complessa. L'Unione Europea secondo me dovrebbe fare un passo verso la pace, cioè cercare a tutti i costi la pace perché è nella sua diretta convenienza in questo momento per tutti. Però noto che gli unici che in qualche modo fanno qualche passo in questa direzione sono Scholz, il cancelliere tedesco, e qualche volta Macron, che più volte ho criticato, ma questa volta secondo me hanno ragione a cercare di trovare una soluzione pacifica, che è l'unica cosa. Vabbè, evitiamo di fare poi geopolitica perché non è il nostro mestiere, quindi ci mancherebbe. Però io noto che questa sarebbe la soluzione vera per portare ad un ribasso dei prezzi. L'inflazione non scenderà subito, questo è evidente, però il rischio recessione c'è. Va bene. Allora, Saverio, grazie. Naturalmente ci sentiamo presto sulle fonti TV. Grazie per il tuo aiuto nel capire tanti meccanismi, insomma, di cui parliamo e che raccontiamo tutti i giorni. Buona BCE, a presto. Buon lavoro. Grazie, a Grazie a presto, Saverio arrivederci a Berlinzani, tutti. grazie mille. Noi ci separiamo giusto per un paio di minuti, poi un altro ospite con noi, naturalmente, tra poco siamo pronti alle 14:30 per seguire in diretta la conferenza stampa di Christine Lagarde. A tra pochissimo.